Ciao a tutti da Vittorio, si è appena conclusa Napoli-Lazio, sconfitta per la Lazio, il Napoli ha vinto 3-1. Devo dirvi una cosa, sono abbastanza arrabbiato, sono abbastanza deluso dalla performance della Lazio. Sono deluso perché la Lazio ha bisogno di vincere questa partita, il Napoli, il campionato del Napoli era finito, la Lazio se vinceva oggi arrivava almeno terza, visto anche il risultato di Inter-Atalanta bastava addirittura un pareggio. E invece la Lazio dopo i primi 10 minuti ha passeggiato. Il Napoli aveva voglia di vincere e infatti ha vinto. La Lazio sembrava stesse facendo un amichevole. E questa è una cosa che non mi va bene, perché non era un amichevole, era il campionato. Ripeto, con una vittoria, anche con un solo punto, la Lazio sarebbe arrivata terza sopra l'Atalanta. L'abbiamo detto tutti, la Lazio non merita di arrivare quarto, però poi bisogna dimostrarlo sul campo. Non è che puoi arrivare terzo per grazia divina, devi vincere le partite. Oggi la Lazio non aveva la minima voglia di vincere, si è dimostrato. Luis Alberto ha fatto male, Lazzari ha fatto male, Parola ha fatto male, Correa ha fatto male, tutti hanno fatto male, sembrava che non avessero voglia e si è visto in campo. Napoli aveva voglia, voleva vincere questa partita e l'ha vinta con pieno merito, c'è poco da discutere. La Lazio oggi non aveva voglia e non ha vinto. C'è da dire anche una cosa, che stai perdendo 2-1 contro Napoli e fai due cambi e fai entrare due difensori. Questo secondo me è anche un chiaro messaggio da parte di Simone Inzaghi. La partita non mi interessa niente neanche a me, perché se perdi 2-1 contro Napoli e togli Acerbi e Patrick, vuol dire che non hai proprio tanta voglia di vincere questa partita. Anzi, assolutamente no. E la Lazio ha perso con merito, bisogna essere onesti. Il Napoli ha giocato molto molto meglio, il Napoli aveva molta molta più voglia di vincere e ha vinto. L'unica cosa che si salva oggi è il 36esimo gol di Ciro Immobile. Ciro Immobile raggiunge il record di Higuaín di gol segnati in Serie A, 36, grande risultato per Ciro Immobile che diventa capocannoniere e vince a Scarpa d'Oro. Questa è l'unica cosa che salva oggi. Male, malissimo Calvarese, ma se non mi sbaglio la statistica col Napoli di Calvarese è zero sconfitte e qualcosa vorrà dire. A mio avviso rigore del Napoli generosissimo, a mio avviso c'è un'espulsione di Manolas incredibile, a mio avviso Koulibaly andava espulso per due falli da giallo, però questo non giustifica la performance della Lazio, perché la Lazio non ha non giocato per colpa di Calvarese, la Lazio non ha giocato punto, non aveva voglia. E questo è un dispiacere perché i tifosi vogliono vedere la squadra impegnarsi e oggi non si è impegnata. Oggi la Lazio ha giocato come se il campionato fosse già finito. Ed è un peccato perché questa squadra meritava di arrivare almeno terza, se non seconda, e oggi aveva la grande chance di farlo, ma ha deciso di non giocare. Per questo io sono arrabbiato, perché oggi bisognava giocare a calcio. Ciao, alla prossima.